Il Salone dei Marmi del Comune di Salerno è di ampio respiro e di grossa attualità. Un plauso all'avvocatura del Comune di Salerno che ha avuto la sensibilità di organizzare questo incontro. Saranno presenti, oltre che per i statuti istituzionali, il sottoscritto, il presidente dell'Ordine di Nocera, l'avvocato Cosimato, il sindaco di Salerno, anche l'avvocato Silverio Sica, penalista, l'avvocato Edilberto Ricciardi, civilista, e il professor Andrea Di Vieto, amministrativista. Quindi tutta la fascia e tutte le capacità dell'avvocatura saranno rappresentate. Si parla della importantissima funzione dell'avvocatura pubblica, un'avvocatura che sta a disposizione del cittadino, in quanto oltre a difendere l'ente, con i pareri può dare un apporto fattivo a migliorare, il funzionamento dell'ente, e quando l'ente funziona il cittadino certamente ne trae ottimi benefici, ne trae dei benefici. La nostra identità.